Inizieranno a marzo i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Albiano sul fiume Magra, crollato improvvisamente l'8 aprile scorso, e dureranno circa un anno. L'intesa per l'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura è stata firmata ad Aulla dai presidenti della Toscana Eugenio Giani e della Liguria Giovanni Toti. La progettazione esecutiva è già stata avviata in contemporanea alle attività preliminari che saranno ultimate entro febbraio, poi si avvierà il cantiere vero e proprio. Il termine dei lavori e l'apertura al traffico è prevista a marzo 2022 per un investimento complessivo di quasi 24 milioni. La cosa bella è che può partire davvero alla svelta, i lavori che sono propedeutici e poi l'inizio dei cantieri, questione davvero di giorni. E quindi è importante che insieme al governatore Toti, Toscana e Liguria sotto questo aspetto vivono attraverso quel ponte il simbolico rapporto di stretta vicinanza, di fratellanza, diciamo. Il nuovo ponte sul fiume Magra sarà composto da 4 campate per una lunghezza complessiva di quasi 300 metri. Il piano prevede pure la realizzazione di rampe provvisorie di collegamento all'autostrada 12 che saranno pronte in 4 mesi con fine dei lavori a giugno. La bretella di Ceparana è richiesta, attesa e indispensabile al ritorno ad una vita un po' più normale per quelle popolazioni che sono state colpite da un ponte che è strategico per un intero comprensorio, non solamente per questo versante della Toscana. Quindi credo che sia indispensabile farle partire, indispensabile farle. Sono molti mesi che insistiamo perché quest'opera venga messa in lavorazione e siamo felici che oggi finalmente si possa segnare una data sul calendario.